Adesso premiamo i veri protagonisti del torneo, squadre e giocatori. Come ogni anno iniziamo a premiare chi si è distinto maggiormente nella competizione parallela al torneo Beppi, che è al VAR. E con immenso piacere che chiamo qui per il secondo anno consecutivo i vincitori della Coppa Beota, i Badajoz. Entrate in campo, su, ritirate questa coppa che vale forse più della Coppa dei Campioni. Entrate orgogliosi in campo, prima bevete e poi dai, su. Bravi ragazzi che si danno da fare nel campo e fuori con onore, soprattutto al VAR quest'anno. No, beh, anche al torneo, sto scherzando. Però al VAR è due anni che lasciano dietro terra bruciata. Ecco i Badajoz, benvenuti. Eccoli che entrano in campo come da rito, con la birra in mano. Anch'io voglio fare la foto con i Badajoz, scusate. Venite al centro per fare una foto con le Baby Girls. Vogliono aprirlo subito, non si smentiscono. Sì. Grazie ai Badajoz che vincono per il secondo anno consecutivo la Coppa Beota, giudicandosi una Magnum che secondo me non durerà molto, la vedo già aperta. Ok, ora, non ho detto che hanno vinto bevendo ben 58 caraffe. Ora andiamo a premiare il miglior portiere che quest'anno, non c'è un po' di tensione, miglior portiere, che quest'anno il premio viene vinto da Daniele Barison dei Partizan de Grado, che ha subito solamente 14 gol. Complimenti. Daniele ha saltato solo una partita e nelle partite che ha giocato ha subito 14 gol. Grazie a Daniele, complimenti. Ora proseguiamo con il capocannoniere. Con ben 16 reti il vincitore è Filippo Bettero del Tecnocasa Montegrotto. Complimenti a Filippo, che è arrivato a pari merito con Matteo Bedin dei Sanitari Ortopedia Sant'Antonio, ma vince lui perché ha giocato solo fino ai quarti di finale, quindi con due partite in meno si aggiudica il premio come capocannoniere del torneo. Complimenti. Ed ora il miglior giocatore. Mi dicono che se avessi giocato io sarei stato io, ma non ho giocato. Quindi quest'anno il premio come miglior giocatore va a Benucci Nandor dei Vineranus Legnaro. Complimenti. Complimenti a Benucci Nandor, classe 95. Ed ora passiamo a premiare le migliori quattro squadre. Partiamo dalla quarta classificata, che vince una muta di maglie, e sono il Ciapa e Ciupa
Chiamo se c'è il capitano, se ci sono tutta la squadra, a ritirare il premio. Il capitano, complimenti, un applauso. Grazie mille, vi aspettiamo l'anno prossimo. Ed ora la terza classificata sul scalino più basso del podio, troviamo i Partizan Degrado. Li invitiamo tutti, visto che sono qui, venite a ritirare il premio. Venite, venite, tutti tranne Camporese, per favore. No, anche Camporese, dai. Complimenti ragazzi, complimenti, 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 vabbè, tutti no, dai, sicuro. La foto con la terza classificata del torneo Bepi 2016, nona edizione, i Partizan Degrado, un applauso per loro, grazie. Ed ora la seconda classificata del torneo, che avete visto poco fa in campo. Chiamo qui i sanitari ortopedia Sant'Antonio, un applauso per loro. Complimenti ragazzi, perché avete giocato a testa alta, avete giocato un'ottima partita. Un applauso ai sanitari ortopedia Sant'Antonio che si classificano secondi quest'anno. Perdendo la finale solo di un gol ai tempi supplementari. Grazie ragazzi, vi aspettiamo l'anno prossimo. Ed ora un bello. La prima classificata del torneo, la vincitrice di questa nona edizione del torneo Bepi 2016, loro sono i Wienerhouse Legnaro, un grande applauso, complimenti ragazzi, complimenti, avete giocato una grandissima partita, ribaltando più volte il risultato. È il secondo anno consecutivo che i Wienerhouse Legnaro vincono il titolo. Un altro applauso per i Wienerhouse Legnaro, vincitori del torneo Bepi 2016, nona edizione. Grazie ragazzi, davvero. Adesso, prima di chiudere, vorrei omaggiare le due Bepi Girls con un omaggio floreale offerto dal torneo Bepi. Grazie di essere state qui con noi, grazie mille. Grazie di essere state qui con noi e di aver reso questa premiazione molto più dolce. Allora, prima di chiudere, vorrei ringraziare davvero tutte le persone che lavorano al torneo Bepi. Scusa, no, mi tolgo. Ma potevo fare anche una foto con loro, scusa. No, no, mi ha una foto con loro, scusa. Grazie Bruno. Bruno che ci ha seguito con le sue foto per tutti questi giorni. E appunto parto da Bruno che è qui davanti per ringraziare tutto lo staff del torneo Bepi, gli organizzatori, chi lavora davanti le quinte ma chi lavora dietro le quinte, perché non lo so se lo potete immaginare, ma veramente è un lavoro duro che parte mesi e mesi prima, e
c'è tanto lavoro dietro le quinte, c'è chi viene qui il pomeriggio per preparare da mangiare, eccetera. Quindi davvero un ringraziamento sentito allo staff e agli organizzatori, Federico Crepaldi, un applauso, Alberto Gobbo, Alberto Musner, Carlo Rosso, Jacopo Noviello, un applauso per Mattia Miozzo, Giacomo Bortolami e ancora grazie a Bruno Tonello. Allora, prima di lasciarvi vorrei fare una cosa di... Prima di lasciarvi, siamo andati via tutti, vabbè. Comunque, per ringraziare, un grande grazie anche al pubblico, e quindi per ringraziare il pubblico ho trovato un piccolo brevissimo monologo che parla di calcio e parla dei tifosi. Quindi lo leggo velocemente, poi andate a casa e buttatemi la banana addosso. Allora, Bruno, puoi passare la musica? Grazie. E dopo metti quella del torneo Beppi pronta per la partita, grandissimo però. Allora, il calcio ha significato troppo per me e significa e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose. Ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto, ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle belle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient'altro nella testa. E poi il fischio dell'arbitro e tutti che impazziscono in quei minuti che seguono, tu sei al centro del mondo. E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo, come e quanti giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. Che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Grazie a tutto il pubblico, ai tifosi del torneo Beppi, grazie per essere stati qui con noi dal 13 giugno all'8 luglio e vi aspettiamo tutti per Beppi 2017, decima edizione. Viva il torneo Beppi, il vero e unico torneo della vostra estate! Torneo Beppi.